Del Beccaro Debora di Sanremo, concessionario di stabilimento balneare. Allora, la problematica è uno, è che noi nella Bolkestein non ci dobbiamo rientrare, non c'entriamo niente, e questo l'ha detto addirittura lo stesso Bolkestein che l'ha fatta. Punto secondo, avevamo dei codici e dei diritti che ci stavano tutelando, e sulla base di questo noi abbiamo costituito le nostre aziende. Dall'oggi a domani, partiamo già da quando è subentrato Monti a oggi, hanno pensato bene di prendere ognuno delle gomme e cancellare tutti quei diritti che ci stavano tutelando. E, oltre a pensare che in effetti, come già lo dicono la nostra cartellonistica, il turismo italiano cesserà a breve. Perché a differenza nostra tutti gli altri hanno ottenuto degli anni intanto in attesa che le cose vengano chiarite, mentre noi invece forse 5 anni, forse 2, forse 3, e questo è un clima che noi non possiamo decisamente accettare più. Io sono Bettina Bolla, presidente di Donne da Mare. Volevo innanzitutto dire che noi vogliamo la corretta applicazione della Bolkestein, che prevede le aste solo per le nuove concessioni e quindi nuove aree da bonificare, da adibire a turismo e che daranno maggiore lavoro. Non si può aumentare il PIL in Italia sostituendo le imprese attuali, ma si fa soltanto creandole delle nuove. Un'altra cosa importante da sottolineare è che il governo italiano ci dice che ce lo chiede l'Europa, non è vero. Innanzitutto la sovranità italiana, qualora la Costituzione viene così interrotta, e prevale il diritto interno sui trattati, e lo vediamo da qui. Le nazioni che hanno tutelato la sovranità sono la Spagna, 105 anni. Ora, il governo ci ha sempre detto che noi siamo diversi dalla Spagna, non è affatto vero. Noi siamo in contatto con uno dei funzionari della Lei de Costas e ha detto che ci sarà la proroga per tutte le concessioni, non soltanto quelle colpite da esproprio nel 1988. Quindi quello che faranno, se lo faranno, e mi auguro che non succederà, è un esproprio delle concessioni balneari a favore delle multinazionali e delle mafie. Sono Patrizia De Filippo, una balneare di Varazze. Noi siamo comunque delle imprese, abbiamo investito, vogliamo continuare a investire e comunque diamo lavoro a tanti, anche se è un lavoro stagionale, diamo lavoro a tanti giovani. Dietro di noi ci sono anche le aziende che servono per le nostre attrezzature, e anche loro vanno a morire se questa direttiva Bolkestein ci manda alle aste, e quindi non possiamo fare più investimenti. Lei di cosa si occupa? Attrezzature e stabilimenti balneari. E la sua azienda non funziona più tanto bene o vende bene? Sono 3 o 4 anni che siamo in crisi, perché giustamente non sanno, fanno proprio il minimo indispensabile, è un problema. Dipendenti? Dipendenti, 10 dipendenti. Oggi? Oggi, sì. Cassa integrazione. No, abbiamo sempre lì, però cassa integrazione non si sapeva neanche cosa voleva dire cassa integrazione. Ma lì siamo in tutto quello che c'è di dietro, sono 4-5 mila persone, e è un problema. Sono Giuseppe Occhiuto, Associazione Venditori Ambulanti Ligure. Abbiamo la stessa problematica dei balneari, noi siamo 400.000 attività commerciali in tutta Italia, tra banchi di merci varia e banchi alimentari, che vivono lo stesso problema. E praticamente gli ambulanti d'Italia ancora non sanno nulla, perché l'abbiamo scoperta a Genova casualmente leggendo un articolo sul Sole 24 Ore del presidente di Confesercenti Patrizia De Luise, perché altrimenti noi ancora non saremmo al corrente della Bolkestein. Noi tra un pochino, il 2017 alle porte, scadranno tutte le concessioni decennali che prima si rinnovavano automaticamente e adesso andranno a bando, e noi avremo un punteggio praticamente che ci consentirà o meno di avere questa concessione che prima era nostra, ma noi l'abbiamo pagata questa concessione, non ce l'ha regalata nessuno. Praticamente 1.200.000 lavoratori in tutta Italia si ritroveranno di punto in bianco, che probabilmente dovranno consegnare tutto il loro lavoro alla grande distribuzione. Mi sembra una follia tutto ciò.